Hey guys, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Just a Tiger e oggi siamo qui ragazzuoli appunto per parlare di un nuovissimo video, secondo me molto molto più importante del solito. Ebbene sì ragazzuoli, ovviamente oggi parleremo appunto di Roberto Boscaglia. Oggi, giorno 17, è ufficiale, Roberto Boscaglia firmerà finalmente il suo contratto di 2 anni più opzione per il terzo anno per eventuale promozione in Serie B con la maglia del Palermo, con la società che amo e che tifo da sempre, da quando praticamente sono nato. E finalmente possiamo parlare un pochettino di questo grandissimo allenatore che ha raggiunto ben 5 promozioni sia in eccellenza in Serie D e in Serie C. Bene ragazzi, parliamo subito di Roberto Boscaglia. Roberto Boscaglia, tecnico di Gela, quindi siciliano doc, quindi per il secondo anno consecutivo, cosa che non è mai praticamente successa se non devi ritornare proprio nel passato, arriva per il secondo anno consecutivo un tecnico siciliano, e questo voleva scegliere Mirri, un tecnico siciliano che appunto portava sicilianità al gruppo e ovviamente una sorta di appartenenza che si basava proprio su questo, anche nel rivalutare i giovani, avere dei tecnici capaci di poterci portare in alti livelli della classifica. E poi ci ricordiamo appunto che ha rivalutato giocatori come Matteo Mancosu, Andrea Raimondi, Matteo Scott Sarella, Antonino Barilla e tanti altri giocatori che sono soprattutto siciliani. Poi ovviamente ha avuto delle esperienze fuori dalla Sicilia, Brescia e Novara. Col Brescia aveva sfiorato nella prima stagione i playoff raggiungendo il 9° posto in classifica, fu riconfermato e poi successivamente esonerato, e dopo il suo primo esonero con appunto il Trap nell'ultima stagione in cui, rivalutando tutti i giocatori, comunque non è riuscito a portare la squadra ad alti livelli come ha fatto in passato in Serie B, e fu successivamente succeduta da Serse Cosmi, che ha portato infine le playoff, e il Trapani poi perso quel playoff contro il Pescara e quindi si è infranto il sogno di una piccola città come Trapani di poter ambire alla Serie A di quei tempi in cui c'erano comunque il Palermo e il Catania, che ovviamente non andavano più in buone acque, e bensì infatti successivamente Catania e Palermo si alternavano per chi retrocedeva per primo, insomma, sia in Serie B che in Serie A. Il Palermo era ritornato in Serie A e poi successivamente retrocesse nuovamente in Serie B. Beh ragazzi, poi Roberto Boscaglia comunque predilige solitamente un gioco molto molto offensivo, ha una formazione preferita che oscilla tra il 4-3-3 e il 4-3-1-2, quindi con un trequartista che fa da collante tra centrocampo e attacco. Gli piace giocare molto bene la palla sulle fasce esterne, quindi ovviamente sugli attaccanti esterni che vuole prediligere lui, quindi è un 4-3-3 molto particolare. La tecnica di questo mister è che appunto ha un gioco molto offensivo e riesce a curare molto bene la fase difensiva. Nonostante non ha ottenuto grandi successi in Serie B, tranne ovviamente le promozioni che è riuscito a portare anche piccole squadre, anche come Trapani, addirittura una doppia promozione, fa capire appunto il suo bagaglio di preparazione, di quello che ovviamente ci aspetta la Serie C e la Serie B, ovviamente viste le ultime esperienze fatte anche con Trapani, Entella e Brescia, in cui ci fa capire appunto che è un allenatore molto molto preparato. Cosa manca di questo Palermo? Manca un attaccante sicuramente ancora di grandissimi gol, quindi di 15-20 gol in una stagione. Si è fatto il nome di coda, ovviamente abbiamo acquistato un giocatore che faceva l'ala destra e l'ala sinistra, ovviamente alternandosi alla Carrarese, con 7 reti. Stiamo parlando di Valente, giocatore che ha fatto più di 30 presenze con 7 gol ed è riuscito ad essere anche semifinalista quest'anno dei playoff con appunto la Carrarese. E infine stiamo parlando anche di Andrea Saraniti, che è stato tra virgolette un talismano per Vicenza e Lecce, ovvero 2 promozioni in soli 2 anni con entrambe le squadre. Bene sì, sarà un talismano, fatto sta che quest'anno ha fatto 29 presenze e soltanto 3 reti, ma è un giocatore che comunque sono riuscito a studiarmelo bene, è un giocatore che gioca molto bene di sponda, è un giocatore che comunque fa segnare gli altri, quindi per questa stagione è stato solitamente uno più relegato in panchina che essere il titolarissimo. Però chissà, magari col Palermo, come è successo anche in passato, anche i giocatori magari non proprio fortissimi diventano comunque dei fenomeni, soprattutto quando giochi per la tua città, perché appunto Andrea Saraniti è un palermitano doc e al momento comunque la società si sta muovendo molto molto bene. Oggi giorno 17, quindi ha firmato Roberto Boscaglia, il suo staff aveva già firmato da troppo tempo, e ovviamente
ovviamente bisogna andare a confermare dei giocatori come Sforzini, come Kraja, Langella e ovviamente il secondo portiere Mattia Fallani, che molto probabilmente ritornerà con un prestito oppure un acquisto con recompra. Si parla anche di Mattia Felici, ovviamente la pista è ancora difficile, però ovviamente al momento abbiamo preso Andrea Silipo, ce lo siamo ovviamente ottenuti con il massimo rispetto che la Roma comunque ci ha fatto, tra virgolette, un regalo vero e proprio, con un acquisto a titolo definitivo con possibile recompra nel giro di un anno, se no automaticamente poi non si può comprare più e quindi automaticamente il Palermo ce l'ha assolutamente per i prossimi anni a venire, anche se già il contratto l'ha firmato. Ebbene sì ragazzi, ora non c'è più niente da dire, spero che questo Palermo con Roberto Boscaglia possa creare un organico molto molto più importante. Ricordiamoci che comunque un certo giocatore, che ovviamente adesso vi ricorderete che gioca attualmente alla Dea, Mattia Caldara, ha giocato con lui la sua primissima stagione da titolare, 20 presenze e 2 gol ai tempi del Trapani in Serie B, quindi assolutamente un allenatore molto valido e che sa giocare molto bene con i giovani oltre che con gli esperti. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere voi cosa ne pensate di Roberto Boscaglia, finalmente un biennale più successivo aumento comunque del rinnovo del contratto a 3 anni. Ovviamente ragazzi, queste sono le mie ultime news, diciamo, inerenti a Roberto Boscaglia, al Palermo, diciamo, e tutto il suo mercato attualmente. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate, che giocatore magari voi vorreste entro già a partire dal 1 settembre, perché il mercato quest'anno riparte in ritardo per causa Covid-19. Beh ragazzi, quel video è finito e noi ci becchiamo come sempre a un prossimo video e forza Palermo!